Io ho qui i guerrieri dell'Agenzia del Territorio. Se andiamo a vedere il case history dell'Agenzia del Territorio, è una cosa eccezionale. In 10 anni hanno rivoluzionato le loro banche dati, hanno creato un osservatorio, cioè hanno fatto un'attività e naturalmente il governo chi chiude l'Agenzia del Territorio, perché questo sarebbe lo scandalo oggi in Italia. Allora, il punto fondamentale è questo, che ci tenevo sul digitale. Io non sono mai d'accordo quando sento troppe lamentele in un convegno, perché in questi momenti di crisi l'importante è che ognuno faccia la sua parte. Mai guardare troppo al giardino degli altri e capire noi cosa abbiamo fatto. Allora, io non voglio riportare critiche o suggerimenti, vi posso dire cosa ha fatto la FIAI per le 15.000 agenzie che rappresenta. Ha creato un database in cui ogni agente immobiliare, anche se solo un agente immobiliare, può accedere al precontenzioso delle banche, ha contrattualizzato delle banche e in via informatica prendiamo il precontenzioso della banca che ci dà e lo georeferenziamo in Italia sugli agenti immobiliari. Questo dimostra che il digitale può fare business. Abbiamo le aste immobiliari, le banche ci danno pacchetti di aste immobiliari e con lo stesso sistema lo seguiamo. Diamo i servizi ipotecari, catastali, tutta la documentazione che serve agli agenti immobiliari, piccole imprese che spenderebbero tanti soldi per poter fare queste attività. Abbiamo messo in rete 15.000 agenzie immobiliari perché abbiamo con un sistema gratuito. In dinamica social, ogni agente immobiliare può chiedere all'altro agente immobiliare l'amicizia per avere poi lo scambio degli immobili. Oggi i mercati, sapete, la gente non compra più l'immobile solo dove nasce e dove muore in Italia, ma si è allargato sulle seconde case, sulle terze case. Quindi diamo strumenti gratuiti e pensiamo che in questo modo possiamo aiutare le piccole imprese italiane a diffondere quello che è il prodotto immobiliare. Perché qui, e qui sono d'accordo con Mazzocco, qui sembra un po' il piccolo diavolo Benigni quando doveva vincere al casinò e dice come si vince a questo gioco? Si dice 9. Lui diceva 9 e vinceva. Sembra che questo governo dica come si fa a risanare la finanza del nostro paese? Mettiamo le tasse sugli immobili e poi li vendiamo. Gli immobili non si vendono e se metti troppe tasse su un immobile, poi il mercato va in contrazione come sta andando. Quindi il problema serio è di come si rapportano gli imprenditori, le associazioni, le pubbliche amministrazioni con il digitale e che visione hanno del digitale. Perché la nostra generazione, o quella più un po' più grande di noi, non è mentalmente predisposta al 2.0, al 3.0. Quando qui a sedere ci saranno i nostri figli, non i nostri nipoti, i nostri figli, non parleranno di digitale, si scambieranno informazioni perché diranno ok, questi computerini qui non esisteranno più, già non devono più esistere perché c'è la nuvola, c'è cloud e quindi anche nei sistemi aziendali i computer fisici non esisteranno più, ognuno lavorerà da dove vuole, si collega al server. Ecco. I portali sono importanti, ma sono uno strumento. Con la realtà aumentata, io col mio telefonino andrò in Piazza Maggiore da qualche parte o in Piazza dei Martiri, faccio la foto col telefonino e vedo quali sono gli immobili in vendita nella zona che mi piace fisicamente. Questo però, e lo dicevo nel mio articolo, non ci deve far pensare che il digitale risolve i problemi, perché alla base del lavoro e alla base della finanza, come dell'etica politica, c'è l'uomo. Se l'uomo non fa regole certe, perché il database si forma, no? Le formano gli uomini, e siccome l'intelligenza artificiale esiste ma non è a quel punto, quello che è importante è usare i sistemi informatici, perché Mancini ha ragione, la tecnologia non è un problema. Oggi la tecnologia è a basso costo e abbiamo quello che vogliamo. E la tecnologia nuova è già pronta, quindi non ci sono problemi, sono gli uomini che fanno le cose. Quindi le associazioni, le pubbliche amministrazioni devono mettersi lì e ragionare non più per l'oggi, ma pensare a tra 20 anni, quando i nostri figli entreranno sul mercato,
quando, e concordo ancora con gli interventi che ci sono stati, i nostri compratori del real estate non andranno più nelle agenzie immobiliari e forse neanche andranno dai costruttori, perché la vetrina immobiliare è logico che ci sia, io voglio stare a casa mia, voglio vedere quell'immobile, voglio sapere il grado di efficienza informatica, energetica, informatica, voglio sapere che cosa c'è su quell'immobile e poi andrò dal professionista agente immobiliare a farmi spiegare un po' di leggi. Poi se questo paese eliminasse anche qualche legge forse sarebbe il lavoro sarebbe più facile per lui. Quindi ecco, il futuro è oggi, i leader che ci sono non possono pensare a domani, devono vedere l'oggi perché l'oggi è già domani. Quindi a me tutte queste storie, il futuro accadrà, il futuro è già passato se non ci muoviamo. Io spero veramente però che al di là di tutto si ragioni fattivamente, cioè cosa posso fare io nella mia azienda, nella mia associazione, buon pro ti faccia questa organizzazione di questo convegno perché è un primo passo, però dai passi bisogna passare agli atti concreti. Noi stiamo, e fra l'altro forse saremo premiati anche allo SMAU per il nostro sistema informatico, e quindi stiamo facendo cose concrete per mettere il digitale al servizio delle nostre piccole aziende, perché non è vero che anche qui la critica che sempre facciamo, le piccole aziende italiane sono troppo piccole quindi non hanno futuro, ci sono i distretti industriali, ci sono delle possibilità di aggregazioni, ho già passato anche il tempo e mi taccio subito, ci sono possibilità di aggregazioni, cioè quelle che sono le particolarità del nostro paese, noi le cancelliamo perché siamo bravi a dire che non valiamo niente, a fare tutta sta roba qua, e ci abbiamo il modello anglosassone. Ma tenetevelo voi il modello anglosassone, scusa il... Io sono fiero di essere italiano, sono fiero del diritto latino, sono fiero del diritto latino che è molto più garantista, andate in America a vedere i problemi che hanno sui trasferimenti del real estate e guardate il nostro catasto italiano. Allora, cerchiamo di rendere bene quello che abbiamo e di lavorare concretamente sui problemi che abbiamo, li abbiamo, è vero, ma lavoriamo su quello che abbiamo. Non immaginiamoci sempre l'inglese, il tedesco, il francese come quella della barzelletta. Il digitale in Italia c'è, abbiamo fior di professionisti, basta impegnarsi e, scusatemi, crediamo un pochino più nel nostro paese e nelle nostre aziende.